È stata una giornata particolarmente impegnativa, quella di oggi, trascorsa al seguito delle delegazioni dei coniugi, dei capi di Stato e di Governo, un tour che ha visto protagoniste le città di Grottaglie in mattinata. La delegazione si è poi trasferita ad Alberobello per la visita nella zona monumentale dei Trulli, al Rione Monti, ovviamente una pausa a pranzo per poi riprendere nel primo pomeriggio a bordo di un treno storico messo a disposizione dal Ferrovie del Sud-Est, dalla Fondazione Treni Storici del gruppo Ferrovie dello Stato, fino a giungere al Palazzo Ducale di Martina Franca, il luogo che il mese prossimo ospiterà la 50esima edizione del Festival della Valle d'Itria. Grazie signora, un applauso per la signora, un applauso. Il nostro video racconto della giornata in 120 secondi.